Ben ritrovati, abbiamo il piacere di avere oggi con noi Giancarlo Benelli, amministratore delegato di AAA. Benvenuto, dottor Benelli. Grazie, grazie mille per il saluto a tutti. Allora, AAA, o spero che si dica correttamente, Yeah, yeah. AAA, è in realtà un'azienda che si chiama Advanced Accelerator Application. È una realtà multinazionale che ha una storia molto particolare perché valorizza la ricerca di impresa italiana. Dottor Benelli, ci può raccontare questa storia? Sì, no, grazie. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che siamo molto orgogliosi di rappresentare questa azienda. La chiamiamo 3A per semplicità, così almeno evitiamo di fare AAA. Allora, 3A è nata nel 2002 dall'intuizione di un ricercatore torinese che si chiama Stefano Buono, che lavorava al CERN di Ginevra con illustri scienziati, faccio un nome per tutti, Carlo Rubbia, no? L'idea all'epoca fu molto semplice, quella di usare degli isotopi radioattivi per curare o per diagnosticare il tumore, quindi in oncologia. Dal 2002 in avanti l'azienda si è sviluppata moltissimo, oggi ha raggiunto diciamo 13 località internazionali, ma rimane con un'impronta fortemente italiana. Infatti la sede principale di 3A è vicino a Ivrea, in un paesino che si chiama Collaretto Giacosa, e poi abbiamo altri tre siti in Italia, uno vicino a Vercelli, cioè a Saluggia, uno vicino a Forlì che si chiama Meldola e uno vicino a Isernia che si chiama Pozzilli, dove produciamo, facciamo ricerca e la maggior parte delle persone che lavorano in 3A sono dislocate. Un'azienda che poi nel corso degli anni ha sviluppato sempre più tecnologia fino a utilizzare non solo un isotopo, ma più isotopi e in ambiti sempre più specialistici, fino ad arrivare sul commercio in Italia nell'aprile del 2019 con uno dei farmaci principali, un tumore neuroendocrino, che oggi è tuttora disponibile per i pazienti. Quindi una storia bella italiana che ci fa molto piacere rappresentare. Se mi permetti, ti dico anche solo due numeri velocissimi. Siamo oggi 280 persone in Italia, la maggior parte lavorano in produzione, ovviamente, ma anche in ricerca e sviluppo. Abbiamo oltre 70 ricercatori proprio nella sede di Collaretto Giacosa che fanno dal drug discovery alla preclinica e poi ovviamente l'utilizzo sull'uomo. In tutto questo, a un certo punto c'è stato un grandissimo gruppo internazionale delle life sciences, quindi il gruppo Novartis, che ha investito in 3A, ha deciso di mettere lei, e non a caso perché mi sembra ricordare che abbia una laurea sia in medicina sia in economia, quindi con una visione sia manageriale ma anche molto scientifica. E dicevamo, Novartis ha deciso di investire anche per aiutare l'internazionalizzazione di questa società, anche perché evidentemente ha intravisto dei benefici clinici significativi per il paziente, per il sistema sanitario nazionale. Qual è la peculiarità quindi di questi trattamenti, dottor Benelli? Sì, beh, allora, innanzitutto Novartis ha deciso di investire per un semplice fatto, che crediamo che nell'oncologia ci siano quattro pilastri chiave per il trattamento dei pazienti. Lasciamo perdere i farmaci più tradizionali, chemioterapici, citotossici, che conosciamo bene. In realtà oggi l'oncologia si basa sulle target therapies, sull'immuno-oncologia, sulla terapia genica e oggi sulla radioligand therapy, che è quella che noi rappresentiamo. Quindi il quarto pilastro dell'oncologia che noi rappresentiamo diventa una svolta importante per i pazienti per due motivi. Uno, innanzitutto perché apre un concetto di teragnostica, cioè cosa significa? Che una sola molecola può essere utilizzata a livello diagnostico se è etichettata con un isotopo diagnostico tipo il gallio-68 o il fluoro-18. E la stessa molecola può essere usata in terapia se è etichettata con un isotopo killer per le cellule tumorali, che è ad esempio lutezio-177. Essendo la molecola la stessa, vuol dire che il paziente identificato a livello diagnostico è molto probabile che risponda anche all'aspetto terapeutico, perché la molecola è dallo stesso recettore. L'altro elemento chiave è che noi non applichiamo un trattamento chimico o metabolico alla cellula, quindi non andiamo a uccidere la cellula attraverso un processo chimico, ma attraverso un processo fisico, cioè con l'emissione di energia del lutezio che va a colpire nell'area di pochi millimetri la cellula a cui il recettore è stato legato da questa molecola. Quindi è un'azione di, chiamiamola di nanochirurgia,
Quindi un'azione che non dà tutti quegli effetti collaterali che invece una molecola chimica tradizionale porta al paziente, perché ovviamente genera effetti sistemici. Qua la molecola si lega al recettore, rilascia in loco l'isotopo radioattivo che uccide solo le cellule tumorali, e quindi l'efficacia diventa incredibile, e non solo, la sicurezza e la qualità di vita migliorano notevolmente. Ecco perché Novartis ha creduto molto in questa tecnologia. Ma anche perché, mi corregga se sbaglio, dottor Benelli, mi sembra di ricordare di aver letto qualcosa anche sul tumore della prostata, con dei dati anche di cosiddetti free progression survival che veramente cambiano radicalmente. Sì. Beh, a giugno di quest'anno, nel congresso ASCO, che è il congresso di oncologia più importante, addirittura in plenaria, sono stati presentati dati di uno studio che si chiama Vision, uno studio di fase 3, sul tumore metastatico, prostatico e castration resistant, quindi un tumore già in fase abbastanza avanzata. Quindi non parliamo della prostata ingrandita, diciamo, dell'anziano, ma di una terapia tumorale molto severa che porta prognosi infauste in tempi molto rapidi. Bene, il farmaco ha dimostrato non soltanto un miglioramento significativo della progression free survival, ma anche dell'overall survival, quindi un dato di hard endpoint incredibile. E questo consente di dire due cose. Beh, innanzitutto che anche su questo tumore terribile avremo un'opzione terapeutica nuova che dimostra grande efficacia e grande sicurezza. Ma in più conferma la bontà della piattaforma, perché sapete, una volta un farmaco solo su una terapia, uno può anche dire, beh, magari funziona solo lì. Invece adesso, avendo una seconda prova con numeri incredibili e anche statisticamente significativi, vuol dire che non solo andremo a far bene dei pazienti che necessitano questo trattamento, ma confermiamo che la piattaforma per sé funziona e funziona bene. E quindi sarà proprio interessante anche continuare a seguire lo sviluppo della ricerca. E proprio su questo tema c'è anche una riflessione che vogliamo fare assieme a lei, perché diciamo che la storia di 3A è una storia abbastanza peculiare nel sistema Italia, perché il nostro paese è caratterizzato, e ci sono tantissime analisi che lo attestano, da una debolezza nel technology transfer, cioè nella capacità di trasferire dalla ricerca all'industria, al mercato, il valore, e soprattutto anche in generale per una capacità di investimento in ricerca che è nettamente inferiore rispetto alle altre nazioni occidentali. Quindi, dottor Benelli, quali lezioni possiamo trarre dal percorso di 3A per aiutare a cogliere le opportunità di sviluppo economico, scientifico e sanitario che ci sono nelle life science, che tante analisi mostrano straordinarie, soprattutto alla luce di quello che lei ha toccato e sta toccando con mano? Beh, allora, innanzitutto devo fare i complimenti alla collaborazione pubblico-privata che esiste a Colleretto Giacosa con il Bioparco Tecnologico, perché è un buon esempio di collaborazione dove loro ci mettono a disposizione spazi e noi siamo in grado di investire per ingrandire le nostre superfici in maniera semplice, con una grandissima stima reciproca, tant'è che il 1 ottobre è stato inaugurato, o meglio, è stata messa la prima pietra per una nuova area sia di produzione ma anche soprattutto di laboratori di ricerca, sia per ricerca di base sia di ricerca chimico-farmaceutica, per un totale di circa 3.000 metri quadri addizionali che faremo nei prossimi 18 mesi, alla presenza anche di molte autorità sia locali, sia regionali, sia nazionali. Questo, appunto, la collaborazione pubblico-privata credo che sia un asset fondamentale e sempre più si dovrà sviluppare. Quindi una prima lezione è quella di facilitare la collaborazione pubblico-privata sempre più. Secondo tema è che questo tipo di terapie avanzate richiedono comunque infrastrutture ospedaliere importanti. E le infrastrutture tipo delle stanze protette col piombo, perché i pazienti ovviamente per poche ore ma sono sottoposti a trattamenti radioattivi, quindi devono essere trattati con cautela per la sicurezza anche degli operatori sanitari. Beh, queste infrastrutture oggi sono disponibili in pochi centri. Tenete presente che in Italia abbiamo circa 29 centri, 29 ospedali che oggi sono autorizzati al trattamento con questo farmaco. 29 su una popolazione, sapete bene, di 55 milioni di abitanti. Quando andremo in patologie tumorali, tumore alla prostata, in futuro breast cancer, lung cancer e quant'altro, quindi di alta prevalenza, non saranno in grado di gestire la domanda. Quindi nuovamente è l'occasione, forse anche dato dal piano di resistenza e resilienza, no, che abbiamo in atto in questo momento, di fare degli investimenti mirati, giusti, laddove le tecnologie ci richiedono di adeguare le infrastrutture ospedaliere al trattamento con questi percorsi terapeutici innovativi. La domanda dei pazienti ci sarà sempre di più, perché
i pazienti sentiranno parlare di opzioni terapeutiche che gli garantiscono maggiore sopravvivenza e maggiore qualità di vita, come dimostrato dagli studi clinici. Quindi è il momento in cui lo Stato, le autorità locali, regionali, ma anche i manager degli ospedali devono decidere bene dove mettiamo questi investimenti. Mettiamoli sulle tecnologie di alta innovazione che tra l'altro garantiscono anche maggiore sostenibilità economica, perché come ho detto, se siamo in grado di pre-identificare i pazienti che risponderanno al farmaco, significa che non andremo a sprecare risorse per trattare pazienti che non potrebbero rispondere a quel trattamento, no? Quindi infrastrutture maggiori e investimenti mirati per l'innovazione, collaborazione pubblico-privata, e poi c'è un altro tema: la ricerca in Italia può essere ulteriormente sviluppata. Ci sono spesso dei vincoli burocratici, faccio riferimento velocemente a un regolamento che del 2014 che equiparava la ricerca profit all'anno profit in ambito di requirements GMP, di Good Manufacturing Practice negli ospedali, che a oggi nel 2021 non è ancora entrata in vigore in Italia per la carenza di un database sugli studi clinici che EMA avrebbe dovuto rilasciare, che oggi mi risulta essere in validazione. Però pensate bene, dal 2014 a oggi quanto tempo è passato senza che non si potesse equiparare la ricerca profit a quella no profit, e quindi quanti studi ci siamo persi per un ritardo non certamente dovuto all'Italia in questo caso, ma di interpretazione di una legge che oggi ancora non abbiamo visto. Se riuscissimo a fare queste tre cose insieme, io credo che l'Italia rappresenti un'ottima piattaforma di fare ricerca, perché abbiamo scienziati preparatissimi, medici preparatissimi, e tutte le persone che sono nella catena sono persone che hanno dimostrato grandissima disponibilità e grandissima affidabilità nel momento in cui si fa ricerca. Siamo nati come ricerca in Italia, sarebbe un peccato non continuare a farla. Grazie, dottor Benelli. Effettivamente c'è una partita cruciale sulla ricerca, e non dimentichiamo che anche post-Brexit tanti studi dagli UK potevano migrare verso l'Europa, e quindi ancora ci stiamo giocando una partita chiave. E oltretutto l'ultimo anno e mezzo di pandemia ci ha fatto anche capire quanto sia importante essere anche reattivi e veloci sulla ricerca e sul cogliere anche tutte le opportunità legate anche all'analisi della real world, della real life, che veramente porta tantissime informazioni e tantissime utilità. Esattamente. Dottor Benelli, è stato davvero un piacere parlare con lei, è un piacere vedere anche un, consenta, non solo manager, ma medico appassionato alla guida di una realtà così innovativa, e sicuramente non mancheremo di seguirvi. Grazie. Buona giornata a tutti, grazie per aver ascoltato. Grazie.